Buonasera a tutti e benvenuti su Radio UFOcast, la radio che fa fede al sito www.ufomachine.org. Oggi è il 28 gennaio 2011 e i temi della puntata saranno la disinformazione, la manipolazione e il debunking. Io mi chiamo Caruso Colzi e stasera presenterò questa puntata insieme al mio amico e collaboratore Massimo Del Genio. Buonasera Massimo. Ciao a tutti, buonasera, ciao Caruso. E vorrei far presente ancora una volta che la puntata in diretta di stasera la potrete trovare già domani scaricabile sul sito 1000 Mics al nome utente UFOcast e che potrete sempre nello stesso sito scriverci i vostri commenti e le vostre domande che verranno successivamente archiviate per le prossime puntate, così da rispondere a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Bene, stasera come ho già detto tratteremo il tema della disinformazione ed è bene che ricordi ai nostri radioascoltatori che il file di riferimento è Tecniche di disinformazione, scaricabile gratuitamente sul sito ufomachine.org, ovviamente alla sezione download. L'ospite di stasera, che ci racconterà molte cose utili sui canali mediatici, sulle organizzazioni di potere, sull'informare ed il manipolare, e è anche un gran conoscitore di tecniche di PNL, ovvero programmazione neurolinguistica, nonché confidente di economia, spostamenti di denaro e borsa. Molti ascoltatori lo conoscono già, per averci parlato più volte qui in radio, toccando temi riguardanti le ancore in PNL ed essendo stato parte attiva della redazione di Radio UFOcast. Il suo nome è Michele Valeriani. Buonasera Michele. Ciao, ciao Caruso, ciao Massimo e buonasera ai gentili radioascoltatori che ci stanno seguendo. Bene, qualche puntata fa abbiamo trattato il tema della Genesi, ci siamo riferiti a questo tema con enfasi e sicuramente lo ritratteremo, ma per il momento vorrei chiedere al mio amico Massimo di introdurre il tema della serata, perché mi chiedevo, la disinformazione ed il confondere le acque è cosa nuova o solo dell'attualità? Era già presente nelle civiltà ormai passate nella storia o ha a che fare con i media? Cosa ne pensi Massimo? Guarda, per citare un modo di dire delle tue parti, ha voglia, direi. Per cui direi che la cosa ha proprio delle origini molto lontane. Tu hai anche appena detto una parola che è media, la quale non è assolutamente nuova. Cosa significa media? La media è un prodotto che si ottiene facendo appunto la media tra diverse grandezze, una cosa che sta nel mezzo, una cosa che si mette in mezzo. Tra cosa si mette in mezzo? Per esempio, anche il termine mediatore significa qualcuno che si mette in mezzo tra noi e qualsiasi altra cosa. Devo vendere una cosa, tra me e l'acquirente si mette in mezzo un mediatore. E fai in modo di tradurre i due linguaggi, o fare in modo che le persone si capiscano o che non si capiscano. La medicina si mette tra noi e la nostra salute. Il termine anche medianico riguarda qualcosa che è tra noi e il mondo spirituale. Quindi questo termine qui avrà pure un'origine. Io ho trovato tra i vari autori che parlano dei nostri temi, c'è questo irlandese del nord che si chiama Michael Sarian, penso si pronunci così, comunque T-S-A-R-I-O-N, lo potete trovare in rete, c'è un suo sito che è michaelsarian.com e è un grande conoscitore di tutto quello che è l'occultismo, un grande conoscitore dei tarocchi, ha scritto diversi libri, ha fatto ricerche su Atlantide, soprattutto sulle origini del male, sulla semantica, sull'etimologia delle parole e sul loro significato occulto, sia occulto che distorto o manipolatorio, giusto per entrare bene nell'argomento della serata. Ha scritto diversi libri, tra cui Atlantis, che deve essere stato tradotto con Atlantide, credo, e Alien Visitation and Genetic Manipulation, quindi visitatori alieni e manipolazione genetica. Ecco che entriamo anche nell'argomento che riguarda noi e le ricerche di Corrado Malanga. Le ricerche sull'astroteologia, sulla mitologia siderale, le origini della civiltà,
sostanza. E è autore anche di una serie di DVD che si intitola Architetti del Controllo, che è molto interessante da seguire. Ma potete trovare anche su YouTube una sua conferenza dal titolo L'uso sovversivo del simbolismo nei media. A tal proposito fa una citazione e parla di questo popolo che si chiamavano Medi. Ed era un popolo iranico, questi che vivevano nell'odierno Iran, che come sapete è l'antica Persia, insomma a sud del Mar Caspio in generale. E l'impero si estendeva dall'attuale Azerbaigian adesso all'Asia centrale. Comunque si trattava i discendenti di questi Medi sono gli odierni curdi, un popolo molto perseguitato. Ma quando parliamo di Iran e di quelle parti lì, sappiamo che parlando di dicotomia, di destra e sinistra, diverse fazioni che si spartiscono al potere facendoti credere di avere una scelta che in realtà non hai, possiamo vedere come l'Occidente e l'Oriente spesso facciano questi giochi. E l'Iran ha un grande peso su questo tipo di teatrino, lo chiameremo. Comunque, per tornare ai nostri Medi, sono conosciuti anche come il primo popolo che ha cominciato ad utilizzare criteri innovativi nell'esercito. La sua forza risiedeva proprio nell'esercito e lo stesso sovrano doveva il suo potere proprio al sostegno del ceto militare e l'ascendente che aveva sulle truppe, ascendente che molto probabilmente sviluppava sfruttando delle antiche conoscenze che noi riteniamo fossero proprio di stampo manipolatorio, dunque un'antica PNL, e naturalmente principi religiosi. Quindi avevano questi criteri innovativi, unità specializzate, arcieri, lancieri, cavalleria, quando prima c'era l'epoca del combattimento eroico, individuale, con le signorine, con i carri, no? Ecco, questa cosa fu definitivamente superata con l'avvento di questo popolo. Secondo Zarion, questi erano anche depositari di parecchie conoscenze e venivano interpellati proprio quando si trattava di mettere come... c'era una guerra, qualcosa che durava da molto tempo, un impasse che non si riusciva a superare, ecco che venivano chiamati dei sacerdoti da questa popolazione qui, che in qualche maniera si infiltravano tra le truppe nemiche, e spargevano, dicevano una parola a un orecchio ad uno, una ad un altro, li mettevano contro, creavano, come dire, dei dissidi interni e in pratica applicavano dei principi che vengono applicati anche oggi. Quindi, quando mi chiedi se la cosa ha delle origini antiche, ti dirò che questa cosa qui è anche moderna, perché se parliamo di spartizione del potere e mezze menzogne e mezze verità utilizzate per... come si può dire, governare o comunque detenere il potere, ecco che possiamo tornare indietro sempre ai nostri amici Annunaki, quelli che sembra che siano stati i famosi alieni scesi sul pianeta Terra per controllarlo. Inizialmente facevano tutto loro. Immaginiamoci una spedizione di astronauti che arriva in un nuovo pianeta e stabilisce una base, cominciano a definire dei reparti, quello scientifico, quello medico e via discorrendo. Dopodiché a un certo punto, sempre secondo le cronache sumere, poi come sappiamo descritte e interpretate da Zachary Sitchin, di cui abbiamo parlato anche in occasione della puntata sulla Genesi, cosa succede? Che si trovano ad avere bisogno di qualcuno che gli dà una mano, gli dèi si stancano di fare i lavori manuali. E dei, continuiamo a chiamarli dei, ma noi abbiamo capito trattarsi tutt'altro che di dei, sono quelli che noi chiamiamo alieni, sono delle forme di vita intelligenti che in un antico passato da una parte ci hanno creato, da un'altra si sono sostituiti a quell'idea del divino che l'essere umano ha dentro di sé e che probabilmente identifica con la coscienza universale, mentre questo tipo di dei creatori, ma in realtà diremo manipolatori sia delle informazioni che del codice genetico, non ha nulla a che vedere con quel concetto lì di divino che per stasera lasciamo un po' perdere. Parliamo invece di questi. A un certo punto si rendono conto che hanno bisogno di questo lavoratore
un lavoratore primitivo, creano il primo incrocio, diciamo il primo ibrido tra delle scimmiette che vanno trovato lì e loro stessi, per fare in modo che potesse avere per esempio la proprietà del linguaggio, la stazione eretta, alcune caratteristiche che facessero in modo che loro potessero dare direttamente degli ordini. E inizialmente va tutto bene così, però poi a un certo punto si rende necessaria una seconda manipolazione per fare in modo che questo essere diventi l'Adamo, quindi in grado di conoscere il bene e il male, in grado di riprodursi autonomamente. A questo punto la cosa comincia a prendere piede, l'umano, questo tipo di essere umano qui si espande, diventa sempre più difficile da controllare, per cui gli dèi direttamente non possono più dare ordini a tutta questa massa incredibile, hanno bisogno di intermediari, nascono i primi semidei, dunque incroci diretti tra l'umano e l'alieno, con caratteristiche naturalmente dell'uno e dell'altro. Si potrebbero dire i primi giganti, questi Nephilim, che molta gente oggi in qualche maniera celebra e quasi torna ad adorare come era un tempo, senza rendersi conto che non stava facendo altro che recuperare un'antica forma di schiavismo verso queste persone qui. E dunque nascono anche i primi codici di comportamento, il codice di Hammurabi, il codice di Ur-Nammu, ancora più antico, un insieme di leggi che poi diventano anche, per esempio, possono diventare le tavole delle leggi di Mosè, ma comunque leggi che avevano come unico scopo fare in modo che l'essere umano si comportasse veramente da schiavo, non più libero, non più un animale che vive a contatto con la natura e che magari si sta evolvendo secondo un suo percorso tutto personale. Chi siamo noi per dire se sarebbe andata meglio o peggio? E si ritrovano a dover obbedire a determinate leggi per compiacere il Dio. Il Dio poi trasferisce quando la sovranità venne trasmessa dal cielo, è il titolo di un'altra parte dell'epica sumera, no? Dove appunto avviene questo momento in cui la conoscenza, anzi la sapienza, viene trasmessa dal cielo. Sappiamo che chi domina la cultura, chi domina la conoscenza, domina anche i popoli, per cui inizialmente era una questione di conoscenza affidata a una casta sacerdotale. Il sacerdote sapeva fare le cose e quindi, sapendo fare le cose, era visto anche lui come un semidio, magari probabilmente lo era, ma successivamente è stata necessaria solamente questa caratteristica per detenere il potere. Per cui noi sappiamo che il re è re perché è re, mica per plebiscito popolare, perché gliel'ha detto Dio. È Dio che dice al re: tu sei re e devi governare. Il Dio di qualsiasi cultura, religione o razza, comunque, è quello che te lo dice. E lui passa il potere come lo passa, in linea di discendenza, con determinate caratteristiche che poi magari affronteremo. Quindi nascono questi re, nascono i primi poteri, nascono le prime leggi e si comincia ad essere governati, manipolati, dicotomizzati, diremo, per cui all'essere umano non è più permesso di ragionare in libertà, ma deve ragionare secondo determinate regole. E noi ci troviamo ancora oggi a dover essere schiavi di queste regole, perché così deve essere. Le leggi arrivano sempre dall'alto, arrivano dagli dèi o da persone che hanno un contatto diretto con gli dèi. Oggi certe direttive arrivano anche a gente contemporanea, solo che non si chiamano più dèi, si chiamano, non lo so, gli alieni buoni, quelli che vengono da Sirio, Ashtar Seran, i famosi contattisti che dicono: ecco, l'essere umano si deve comportare così, ma perché? Perché me l'ha detto a me, come mai l'ha detto a te, non l'ha detto a tutti? Perché non tutti sono pronti, io sono pronto. Non si capisce come mai ci debba essere questa logica, ma tant'è. Ci troviamo poi sempre di fronte a questa dicotomizzazione, ovvero o scegli di qua o scegli di là. È quello che c'è in mezzo. E ci troviamo a scegliere tra destra e sinistra, per esempio, con delle finte posizioni centrali. Tra ricchi e poveri, tra maschi e femmine. Insomma, siamo sempre dicotomizzati. Citando John Milton dal Paradiso Perduto,
c'è questa frase ripresa anche da Steve Buscemi nel film Animal Factory, che è: meglio essere sovrani all'inferno che schiavi al paradiso. Ma perché diavolo dovrei essere solo all'inferno o solo al paradiso, mi chiedo io, no? Oppure la frase sul film Highlander: meglio spegnersi in una fiammata che bruciarsi, meglio bruciare una fiammata che spegnersi lentamente. Non c'è una via di mezzo. Il giorno da leone piuttosto che 100 da pecora e 50 da ossa chiotta, perché non si potrebbero fare, uno può pensare, no? Per cui ci troviamo sempre di fronte a delle scelte obbligate che a quanto pare ci vengono imposte dall'alto. E tutto questo poi travalica i millenni e arriva ai giorni nostri. Ai giorni nostri abbiamo i media, abbiamo i governi, le costituzioni, le leggi e tantissime cose che ci pongono di fronte a delle scelte che sono un po' sulla falsariga di quelle di un tempo. Ovvero, sei libero di fare quello che vuoi, ma se non fai come ti dico io, finirai bruciato all'inferno. Bella scelta, direi io, questa. E passerei la parola a Michele, perché credo che abbia molto da dirci su quello che sono i tempi moderni e come vengono gestite queste cose. Certo. Grazie. Grazie Massimo. E per sapere, è affascinante, è sempre un piacere darti la parola. E adesso, appunto, come dicevi, darei proprio l'opportunità a Michele Valeriani di parlarci del potere più attuale della disinformazione. Infatti, come ci hai esposto fino adesso tu e come abbiamo fatto anche nelle puntate precedenti menzionando gli alieni, come li ha studiati Corrado Malanga, abbiamo toccato anche degli argomenti riguardanti le gerarchie di poteri alieni. Sappiamo anche però che sul nostro pianeta siamo controllati da classi dirigenti o da famiglie nobili piuttosto che da multinazionali, e quindi è un fenomeno attuale. A questo punto, Michele, potremmo parlare anche di gerarchie di potere degli esseri umani? Sì, sicuramente. La storia è piena di corsi e ricorsi. Sicuramente quello che succedeva in antichità continua a succedere adesso, magari sotto altre forme più raffinate. Abbiamo la tecnologia, abbiamo conosciuto da vicino e in maniera dettagliata il funzionamento della mente umana e quindi non è cambiato molto rispetto alle considerazioni, le considerazioni che ci faceva prima Massimo sulle tecniche di controllo, di suggestione che venivano utilizzate per indirizzare le scelte di popoli, di eserciti e di moltitudini di persone. Voglio, prima di iniziare ad illustrare queste tecniche, prima di parlarvi di manipolazione in senso generale e poi più specificatamente della manipolazione dell'informazione, e voglio parlarvi un attimo del potere, voglio riprendere questo argomento per capire come nella nostra epoca, in un'era di grandi conquiste sociali, in un'era dei diritti civili, eccetera, viene esercitato nelle nazioni, nei paesi, soprattutto occidentali, viene esercitato il potere. Per capire questo, Massimo prima ci ha raccontato che le leggi, i codici, il cercare di dare delle norme che imponessero, che regolamentassero il comportamento, l'esterno operare dei soggetti, quindi dei cittadini, dei popoli, è una cosa che è vecchia come il mondo. Quindi, visto che si parla di regole e di leggi, andiamo a vedere, per esempio, che cosa ci dice il diritto in materia di potere, cioè se ci fa capire alla luce delle nostre leggi che cosa sia effettivamente e chi sia effettivamente a rappresentare e a gestire il potere oggi come oggi. Se andiamo a prendere ad esempio un testo di diritto pubblico o di diritto costituzionale, proprio nelle prime pagine dove ci sono le nozioni di base troviamo la definizione di Stato. Il diritto ci definisce lo Stato come un popolo stanzia su un territorio e ubbidisce ad una potestà di imperio. Che cosa significa tutto questo? Beh, semplice, intanto significa che lo Stato è un'astrazione giuridica.
lo tatto non esiste concretamente, è un'astrazione giuridica in forza della quale un popolo, cioè un gruppo di persone che hanno in comune una radice etnica, che ha in comune una cultura, delle tradizioni, eccetera, si stanzia su un territorio, cioè vive in una zona, in una regione del mondo che può essere più o meno grande, ci sono stati enormi come la Cina, per esempio, e ci sono stati più piccoli come la Repubblica di San Marino o il Vaticano, per esempio. Comunque questi popoli svolgono le loro attività, vivono, lavorano su questi territori e ubbidiscono ad una potestà di imperio, cioè riconoscono una istituzione suprema, un governo che nell'antichità poteva essere l'imperatore, poteva essere il re, è ancora in molti stati anche contemporanei il re, perché ci sono degli stati monarchici o ci sono addirittura degli stati dove non c'è il re, c'è proprio un dittatore, cioè uno che dice qui si fa quello che dico io, punto. Bene, nel moderno Occidente la potestà d'imperio, ci dicono a scuola, non è più in una sola mano, non è più in mano ad un singolo governante, ad un regnante, e ci ha fatto passare la voglia di dare il potere in mano a qualcuno, ad una sola persona, proprio gli episodi accaduti con l'ultima guerra mondiale, dove abbiamo avuto il potere governanti come Adolf Hitler nella Germania nazista, come Benito Mussolini nell'Italia fascista, come Stalin in Russia. Queste situazioni, diciamo, sono state lo spauracchio, almeno sempre da come ci viene raccontato sui libri di scuola, di storia che abbiamo studiato a scuola, lo spauracchio della dittatura ha fatto largo ad un moderno e più libertario metodo di gestire il potere, che è rappresentato dalla democrazia rappresentativa, cioè il popolo, attraverso un meccanismo molto democratico che è la competizione elettorale, nomina dei suoi rappresentanti, i quali poi saranno loro a emanare le leggi e a governare il popolo e a governare la nazione che in quel momento stanno reggendo. Ma è veramente così? Siamo veramente, quindi in sostanza noi come cittadini siamo i sovrani, siamo i veri sovrani di ogni Stato democratico retto con questo sistema di potere. Tant'è che in Italia, per esempio, il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione dice proprio questo, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nominando dei propri rappresentanti, e quindi siamo noi in sostanza i sovrani. Ma sarà veramente così? Bene, noi, cioè i nostri rappresentanti, i nostri governanti dovrebbero fare quanto di meglio per fare gli interessi dei cittadini, fare gli interessi del popolo. Quindi dovrebbero prodigarsi per far trionfare la giustizia, dovrebbero far rispettare la dignità dei cittadini, assicurando loro il lavoro, assicurando loro il benessere sociale, il benessere economico, l'ordine sociale. Dovrebbero fare tutta una serie di cose che in alcuni paesi, dove soprattutto ci si vanta di aver raggiunto il livello democratico più elevato, come negli Stati Uniti per esempio, che sono l'espressione massima di libertà e di grandi conquiste sociali, succedono cose che invece sono veramente sconcertanti, ci sono profondi livelli e profonde differenze di tenore di vita. Ci sono persone estremamente ricche e persone talmente povere da essere veramente ai margini della sopravvivenza. Se fosse veramente così, se le democrazie veramente rappresentassero la volontà del popolo,
tutte queste ingiustizie non ci sarebbero, tutte queste difficoltà, tutti questi malesseri che vengono testimoniati ogni giorno non ci sarebbero, ce ne sarebbero molto pochi, sarebbero casi estremamente rari. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo discorso, evidentemente. In realtà la democrazia è solo un'illusione e il fatto che il popolo possa scegliere, mettendo una croce su una scheda, di far passare una certa legge, per esempio, o di proporre una certa legge, come nel caso dei referendum, piuttosto di nominare un suo rappresentante da mandare al governo o da mandare in Parlamento per fare le leggi, ci dà l'illusione di scegliere. In realtà, molto probabilmente, queste scelte sono già state operate da altri, perché a comandare, in realtà, è chi dispone di uno strumento che sembra fondamentale nelle nostre società e in queste società occidentali super iperdemocratiche e super rispettose dei diritti, e cioè il denaro. Tutto si muove attraverso il denaro, tutto funziona bene se ci sono i giusti flussi di denaro in circolazione. In un sistema così fatto sulla scelta di un candidato, di un soggetto, di un panel, diciamo, di soggetti che vengono chiamati ad essere scelti tramite una competizione elettorale, è facile quindi che i potenti, cioè coloro che detengono veramente il potere perché hanno molto denaro, perché dispongono di grandi risorse, che sono appunto quei soggetti che controllano le grandi corporation industriali, le grandi corporation bancarie, i grandi sindacati, i grandi gruppi veramente di potere, questi sono loro che in realtà sponsorizzano, se vogliamo, pagano queste campagne elettorali che per gestire il consenso, per creare il consenso, hanno bisogno di forti investimenti finanziari, proprio perché si usano i media, si usano i mezzi di comunicazione, si usa l'informazione per arrivare ad ogni singolo elettore, per comunicare o far conoscere ad ogni singolo elettore il politico, il candidato politico ideale, servono grosse somme di denaro. Così l'industriale di turno, il potente di turno, non fa altro che finanziare le campagne elettorali tanto dei politici di destra, cioè quelli che stanno, tra virgolette, da una parte, che sembra rappresentino determinate ideologie, che si rispecchiano poi con quello che viene condiviso da una determinata parte di elettori, e quelli di sinistra, che magari ne rappresentano altre diametralmente opposte. In realtà tutti questi soggetti, destra, sinistra, poi ci sono i finti centri, i finti moderati, eccetera, vengono pagati tutti dalla stessa mano. Così chiunque vinca, in realtà vincerà sempre chi li ha pagati, perché pagandoli si è assicurato di mettere sul trono, tra virgolette, del potere un suo uomo, che poi dopo gli farà le leggi a lui necessarie per poter ottenere il massimo del profitto, per poter fare quelli che sono degli interessi che non sempre sono poi legati al profitto, perché sono interessi di potere. Scusa, prego. Michele, no, mi viene da fare una parentesi pensando un attimino a come funziona in America. Perché in America è molto più evidente questo, perché un candidato organizza dei party e durante questi party invita un sacco di persone che devono finanziare la sua ascesa al potere. È singolare anche il fatto che party significa sia festa che partito in inglese. E poi abbiamo l'esempio dei brogli elettorali che vengono fatti, ma credo che tu abbia molto più da dire di me al riguardo. No, sicuramente, tant'è che l'America ha avuto meno tabù di paesi come l'Italia o la Francia. L'America ha sempre chiaramente mostrato questi meccanismi e non, come si dice, è evidente a tutti che ci sono presidenti, per esempio, degli Stati Uniti che erano più vicini all'ambiente dei petrolieri. La
famiglia Bush, per esempio, che aveva un segretario di Stato che era Condoleezza Rice, che era consigliere di amministrazione di un'importante, o forse è ancora consigliere di amministrazione di un'importante corporation petrolifera. Delle sue, una sua nave, una sua, cioè una petroliera con il suo nome, una delle più grosse petroliere proprio con il suo nome, per esempio, solca i mari del mondo per trasportare il petrolio. Quindi in America la cosa è stata ed è più evidente, in Italia si sta iniziando magari adesso a rompere un po' questo tabù, però si è sempre voluto far ritenere all'opinione pubblica che i candidati si candidavano per vocazione, si candidavano per aver sposato, aver interpretato le battaglie o le lotte di una certa classe, o comunque di voler portare avanti in maniera proprio disinteressata determinati interessi, determinate questioni, insomma, per migliorare il paese, eccetera. Per cui nella realtà dei fatti, in effetti, sono questi potentati, queste elite di potere che finanziano queste campagne elettorali in maniera più o meno occulta, in maniera più o meno palese, a seconda dei paesi, a seconda delle mentalità dei popoli che si trovano a rappresentare, però sono loro che di fatto detengono lo scettro del potere, e che vinca la destra o che vinca la sinistra, alla fine è sempre il potente di turno che comanderà. Chi sono questi potenti? Intanto non dobbiamo pensare che il potente sia l'industriale che ha la piccola fabbrica con 100, 200 o 1000 dipendenti e che magari fa anche bene un certo tipo di lavoro perché ha magari anche della passione nel fare quello che fa e nel creare quello che crea. Questi potenti in realtà sono sempre le stesse linee di sangue che governavano nell'antichità. Sono sempre loro, sono quelli che nell'antichità o nel Medioevo o ancora più vicino ai nostri tempi si facevano incoronare dal Papa e dicevano che loro regnavano in nome di Dio. E si sapeva bene, il popolo sapeva bene chi era il loro re, e quindi eventualmente nel caso in cui quello che faceva, il modo con cui conduceva il paese non gli fosse andato bene, l'unico strumento che aveva a disposizione il popolo era la rivoluzione. E abbiamo visto che di rivoluzioni abbastanza pesanti in Europa ce ne sono state e sono sfociate poi con il creare un altro sistema di governo, un sistema di governo che non era più basato sulla forza, sul farti capire chiaramente chi era il padrone e chi era lo schiavo, ma basato su questa illusione della democrazia rappresentativa, basato su questa idea che facendo scegliere il popolo un sovrano, tra virgolette, piuttosto di un altro, il popolo si sentiva libero perché è libero di scegliere, ma in realtà sono le famiglie che gestiscono il grande potere economico, i Rothschild, i Rockefeller, comandare veramente, perché sono quelli che hanno grandi disponibilità in termini di ricchezze economiche e di terreni, di asset, di industrie, per cui possono veramente comprarsi qualsiasi politico, manipolare qualsiasi tipo di informazione, gestire in qualsiasi maniera il consenso del popolo. Non voglio dilungarmi troppo su questo discorso perché gli argomenti sono tanti, però vi faccio un semplice esempio. In Sudafrica, prima di Nelson Mandela, c'era l'apartheid e c'era anche una famiglia
ricca e potente che sfruttava questa terra. La famiglia degli Oppenheimer detiene anzi tuttora il 60-70% dei titoli quotati nella borsa di quel paese, detiene miniere, detiene licenze di sfruttamento minerario e attraverso una rete di prestanome di fatto sfrutta a piene mani quel paese. A un certo punto il popolo si era stancato, c'erano delle situazioni pesanti, anche a livello mondiale questa cosa cominciava a diventare difficile da giustificare, è bastato mettere al governo un uomo di colore, Nelson Mandela, perché tutti quanti fossero contenti, Nazioni Unite comprese, però gli Oppenheimer sono sempre là, con gli stessi asset e con lo stesso peso in borsa. Quindi sembra la storia di Obama un po'. Un po' è anche la storia di Obama. Se voi andate in America, magari guardando un po', tastando un po' più da vicino l'umore dei cittadini, vi rendete conto che anche loro si stanno rendendo, sono un po', diciamo, spazientiti e poco contenti della scelta che hanno fatto. Però sì, l'intenzione era proprio questa. Senti Michele, quali sono le modalità che queste gerarchie di potere di cui abbiamo parlato appena adesso impiegano per il controllo della società e le persone, fanno in modo che siano convinte, come hai detto tu, che siano in un clima di libertà, però riescono comunque a controllarle. Quali sono proprio queste strategie nello specifico? Qui si parla di manipolazione, di disinformazione e si parla di un utilizzo estremamente sofisticato delle conoscenze che abbiamo sul funzionamento del cervello umano, conoscenze che magari noi adesso riteniamo di aver elaborato grazie alla tecnologia, grazie all'utilizzo, sì, insomma, di strumenti sofisticati, ma che forse erano anche conoscenze che non erano nuove neanche nel passato più lontano, più remoto. La manipolazione è uno, innanzitutto, prima di parlare di manipolazione, mi piacerebbe un po' fare il punto della situazione sull'evoluzione dell'informazione, cioè di come noi cittadini riusciamo a capire cosa succede nel mondo, di come noi cittadini in qualche maniera possiamo impadronirci o fare nostra la cultura, la conoscenza, eccetera. Sappiamo dalla storia che l'invenzione della stampa ha rappresentato un grandissimo salto per far diffondere e aumentare la conoscenza in generale. Però è stato il diffondersi, soprattutto immediatamente prima della rivoluzione industriale, quindi ai tempi dove probabilmente una certa elite di potere ha capito che era necessario controllare il popolo in un'altra maniera rispetto che ad imporgli in maniera proprio diretta il potere attraverso la forza, attraverso la schiavitù, ha capito che ormai erano maturi i tempi per trovare altri sistemi. E così è cominciata a nascere e a diffondersi per esempio la stampa dei quotidiani, giornali che per essere prodotti, per essere distribuiti, avevano bisogno anche allora di importanti risorse finanziarie. All'inizio del Novecento ha cominciato a diffondersi un altro strumento estremamente potente, il cinema, e subito si è capito dall'invenzione dei fratelli Lumière in poi che questo sarebbe stato veramente un sistema potentissimo per diffondere l'informazione e anche per manipolare le coscienze e i soggetti. Poi abbiamo avuto proprio prima del secondo conflitto mondiale
la diffusione della radio. La radio diventa uno strumento di comunicazione istantaneo, immediato, che ci porta le notizie da un capo all'altro del mondo e comincia a diffondersi ed arrivare in ogni casa. Quindi tutti ascoltano i telegiornali, la musica, le canzoni e si creano i primi strumenti tipo la pubblicità, che come vedremo sono anche questi potenti strumenti di manipolazione perché capaci di condizionare le nostre scelte di consumo. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, magari in America anche un po' prima, è iniziato a diffondersi lo strumento che ormai è diventato per molti assolutamente inseparabile compagno di ogni giorno, che è la televisione. E la televisione, sappiamo tutti, la potenza che ha nell'agire sulle coscienze, nell'agire sulle nostre scelte, e dopo magari quando esamineremo meglio le tecniche capiremo anche cercheremo di capire anche più da vicino in che modo attraverso la televisione possiamo essere manipolati. Quindi quello che sembra un innocuo strumento di intrattenimento in realtà diventa una vera e propria catena a volte che ci tiene appunto incatenati ad un sistema di potere che ci lascia sempre meno scampo e sempre meno libertà. Il potere capisce subito che questi strumenti sono importanti, proprio perché subito dopo anche il secondo conflitto mondiale si sono instaurati sempre in più stati dei sistemi di governance, dei sistemi di potere basati sul consenso, quindi sul meccanismo elettorale, su questo meccanismo di scelta, su questa illusione che il cittadino ha di decidere lui chi comanda e chi rappresenta se stesso. Lo avevano capito bene i dittatori della Seconda Guerra Mondiale, da Benito Mussolini a Adolf Hitler, l'importanza della propaganda attraverso ad esempio il cinema, tant'è che qua in Italia abbiamo avuto proprio nell'epoca fascista la fondazione dell'Istituto Luce che diffondeva i cinegiornali di regime per far vedere quanto i gerarchi fascisti fossero bravi, per far vedere le grandi gesta di conquiste dell'impero italiano che si stava espandendo, questo per indurre consenso nell'opinione pubblica. L'America naturalmente ha capito benissimo questa cosa e ci ha portato via l'idea facendo nascere Hollywood, facendo nascere la più grande macchina di propaganda mondiale che con i suoi prodotti cinematografici, con i suoi film, condiziona le coscienze e crea e distrugge mode e miti. Sappiamo tutti questo. Per cui c'è questa intuizione fondamentale che attraverso l'informazione si possono controllare e manipolare le coscienze. Ecco, se vuoi magari, Caruso, farmi qualche altra domanda. Sì. Sì, Michele, stavo appunto riflettendo su questa cosa. Siccome ci conosciamo già da un po' e so che c'hai sempre degli assi nelle maniche, ci puoi parlare anche di qual è il ruolo delle neuroscienze per costruire la manipolazione, perché sappiamo che costruire la manipolazione non è una cosa così semplice, c'è qualcuno che ci ha studiato un bel po' sopra, ce ne puoi parlare? Sì, infatti proprio perché anche dietro quello che sembra un banale spot pubblicitario che magari vuol evidenziare un brand, un marchio, un'azienda, sembrerebbe quasi che sia un gioco di fantasia. Il cittadino che normalmente è impegnato a fare le sue cose, a portare avanti la sua giornata, quando vede magari un certo spot dice: ah guarda, ma questi ne hanno proprio di fantasia, fanno questi bellissimi filmati con delle musiche, con... ecco, ogni secondo, ogni fotogramma di uno spot pubblicitario, ma anche la pagina di un giornale, anche
la pubblicità radiofonica, eccetera, ogni secondo, ogni fotogramma che compone, dicevo, questo spot è rigorosamente studiato, è rigorosamente progettato da persone che conoscono bene la neuroscienza, cioè il, adesso magari vi spiego anche meglio che cosa si intende per neuroscienze, conoscono bene le tecniche di manipolazione, conoscono bene le reazioni che vogliono ottenere e che vogliono instillare in chi guarda questo spot o gli spot, insomma, che stanno facendo, che stanno progettando. Per cui lo spot pubblicitario, il messaggio pubblicitario non è un qualche cosa di banale, di creativo, di fantasioso, è un capolavoro di ingegneria neuroscientifica, dove si cerca anche di dare anche il giusto livello di estetica, però comunque siccome i secondi televisivi, i minuti televisivi hanno dei costi notevoli, c'è tutto un lavoro per sfruttare al massimo l'efficacia del messaggio stesso, e deve essere strutturato in modo da indurci a fare determinate scelte, a comprare il brand che viene reclamizzato, a eleggere il politico che ha impostato la campagna elettorale con quegli spot, a comprare il prodotto finanziario o a mettere i nostri risparmi nella banca che viene pubblicizzata. Per cui è tutto un lavoro estremamente sofisticato e studiato a tavolino. Per capire le neuroscienze, che in sostanza sono una serie di discipline che hanno lo scopo di studiare il funzionamento del cervello, della mente, e le reazioni cognitive, comportamentali che l'individuo ha quando si muove nel suo ambiente o comunque quando fa le sue scelte nella vita di tutti i giorni. Per cui nelle neuroscienze c'è la neurofisiologia che cerca di studiare, di codificare, anzi di decodificare il funzionamento del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso periferico, del cervello, e quelle che sono le reazioni dell'organismo a determinati stimoli, quindi reazioni proprio intese come pressione sanguigna, come eccitazione, rilassamento, eccetera. Poi c'è la psicologia e lo studio dei condizionamenti, quindi tutta una serie di teorie che hanno elaborato dei modelli legati a meccanismi di risposta a stimolo, per esempio, che ci permettono di capire e di prevedere il comportamento dei soggetti, delle persone in sostanza. Vediamo un po' di dire due parole sul funzionamento del cervello e sul funzionamento del nostro sistema nervoso. Non voglio dilungarmi tanto su questa cosa, anche perché ci sono autorevoli divulgatori, ci sono testi, ci sono tantissime informazioni per poter andare a documentarsi. Diciamo subito quelli che sono i principi cardine su cui si poggia tutta l'arte della manipolazione. Allora, come sapete, il nostro sistema nervoso è formato dal cervello, che è contenuto nella scatola cranica e che ha il ruolo, questa meravigliosa macchina che, oltre a farci essere consci di esistere, ci permette anche di interagire con l'ambiente, ci permette di vivere, di respirare, eccetera. E questo lo fa attraverso il sistema nervoso periferico, attraverso i recettori che ci permettono di sentire il caldo e il freddo, attraverso gli organi di senso, la vista, l'udito, eccetera, e attraverso le terminazioni nervose di gestire gli stimoli e le risposte a questi stimoli. Cioè, quando sento, per esempio, che mi sto per scottare una mano, automaticamente ritraggo la mano, eccetera.
La cosa meravigliosa è che questo sistema è interamente integrato, cioè è tutto connesso, quindi anche il nostro corpo è una parte della mente, perché è attraverso il nostro corpo che la mente riceve gli stimoli e riconosce l'ambiente e interagisce con l'ambiente che la circonda. Nella scatola cranica c'è questa meravigliosa macchina che è il cervello, della quale per quanti progressi si facciano si sa sempre poco sul suo funzionamento. Sappiamo però che ha due emisferi perfettamente simmetrici, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Questi emisferi poi sono formati a loro volta da quattro lobi, prefrontale, parietale, eccetera, ma non voglio tediarvi con concetti di anatomia e con questioni troppo addentro in questo aspetto. Diciamo che questi due emisferi hanno delle funzioni. L'emisfero sinistro elabora le informazioni che ci arrivano dal sistema sensoriale, dal corpo, insomma, una alla volta, cioè in maniera sequenziale. L'emisfero destro, invece, elabora le informazioni in maniera parallela, tutte insieme. L'emisfero destro, quindi, è molto potente, però l'emisfero destro è muto, cioè non è dotato, per esempio, del linguaggio che si trova nell'emisfero sinistro. L'area di Broca, per esempio, è quell'area del cervello preposta al linguaggio, all'emettere i fonemi, quindi a articolare le parole. Quindi l'emisfero destro, che gestisce le nostre emozioni, i nostri istinti, la nostra creatività, ha però sempre bisogno di passare attraverso l'emisfero sinistro per confrontarsi con il qui e l'ora, cioè con i nostri sensi, con il proprio sistema di credenze, di riferimenti, di certezze e quindi con il giudice, tra virgolette, che c'è in noi. Questo meccanismo viene abbondantemente sfruttato nelle tecniche. Ecco, quindi la neuroscienza, per chiudere un attimo la parentesi, studia il funzionamento di questa meravigliosa macchina e studia le interazioni che ci sono tra parti del cervello e meccanismi di risposta a stimolo. Quindi sappiamo che c'è un'area preposta al linguaggio, sappiamo che ce n'è un'altra preposta alla visione, sappiamo che ci sono delle aree che sembrano avere funzioni ben precise e questo ci ha permesso, possiamo capire questo grazie a strumenti sofisticati come la risonanza magnetica nucleare funzionale, e l'elettroencefalogramma e tanti altre tecniche di diagnostica che adesso la tecnologia ci permette. Quindi gli ingegneri della manipolazione mentale hanno una vasta gamma di strumenti a disposizione per studiare tecniche di manipolazione, proprio perché la tecnologia gli mette a disposizione veramente metodi di indagine estremamente sofisticati e precisi. Quindi questo è il discorso delle neuroscienze. Per introdurre invece a quella che è la questione delle tecniche di manipolazione, vorrei soffermare la vostra attenzione proprio su questo fatto qua, cioè sul fatto che gli stimoli, le informazioni che arrivano al cervello arrivano contemporaneamente ai due emisferi, a uno, quello destro, competono magari compiti più legati all'emotività, a reazioni diciamo che toccano il profondo dei nostri ricordi, e a quello sinistro invece, dicevo, le informazioni intanto vengono elaborate sequenzialmente e poi competono più compiti razionali di proprio di calcolo, di simulazione, di speculazione logica. Proprio su questo dualismo legato al funzionamento del cervello si basano molte tecniche di manipolazione, perché per esempio
se noi distraiamo con una grande quantità di stimoli, è un po' quello che viene sfruttato anche nell'ipnosi per indurre la trance ipnotica. Se noi sovraccarichiamo l'emisfero sinistro con un sacco di compiti, perché, non so, ti stiamo mostrando o ti stiamo raccontando una vicenda molto complicata, con un sacco di personaggi, con un sacco di cose da seguire, l'emisfero sinistro, che è capace di fare le cose una sola alla volta, per esempio, tende ad affaticarsi, a sovraccaricarsi e quindi magari a diventare un po' più distratto, e automaticamente ci possono essere dei messaggi, ci possono essere delle informazioni che vengono contestualmente instillate ed infilate in maniera più efficace nell'emisfero destro, scatenando delle emozioni, scatenando delle reazioni emotive che sono estremamente efficaci quando si tratta, per esempio, di far scattare la molla che ti fa aprire il portafoglio. Quindi questo è un po', detto in parole estremamente povere, il meccanismo cardine su cui si basano tutte le tecniche di manipolazione dell'informazione. E andiamo a vederne un po', magari anche velocemente, di queste tecniche, perché ce ne sono parecchie. E un testo interessante, innanzitutto, da leggere, che parla di queste cose, e al quale mi sto anche rifacendo nel raccontarvi queste tecniche, eccetera, è il libro di Marco Della Luna. Marco Della Luna è un avvocato che è anche psicologo, è famoso per aver scritto un altro libro 4 o 5 anni fa che si intitola Euroschiavi. È un libro che parla di quella che è la grande truffa che si nasconde dietro all'emissione monetaria, dietro al signoraggio bancario. È un libro estremamente interessante, ha fatto, credo, una tiratura di 300.000 copie nella seconda edizione, e mi è capitato più di qualche volta di trovarlo sul tavolo di qualche imprenditore o di qualche professionista che magari quasi vergognandosi faceva delle domande da tanto strana gli sembrava la cosa, cioè si è talmente convinti che le cose funzionino nel modo migliore, nel modo più conforme ai nostri interessi, quando si vanno a leggere invece libri che ti svelano determinati trucchi, finisci o per non crederci proprio, oppure per cambiare completamente modo di pensare, perché una volta tolto il velo ti accorgi che dietro ci sono dei meccanismi proprio anche lì di manipolazione che prima ritenevi impensabili, impossibili. Ecco, il libro di cui sto parlando adesso si intitola Neuroschiavi, quindi ho voluto un po' riprendere la falsa riga del titolo di quel bestseller, diciamo, economico di cui vi parlavo prima. Lo ha scritto assieme ad un neuropsichiatra dell'Università di Firenze, il professor Paolo Cioni, e quindi per quel che riguarda ci sono delle ampie spiegazioni proprio anche di neuroscienza, di funzionamento del cervello anche in termini fisiologici, e ci sono poi svelate, se volete, tutte le tecniche di manipolazione dell'informazione che vengono abbondantemente utilizzate per manipolarci, per gestire le nostre scelte. Allora, per esempio, un'importante tecnica manipolatoria è il rilassamento e la distrazione. Rilassamento e la distrazione, ne ho accennato un po' anche prima, determinati programmi, soprattutto la televisione, tende a distrarci, cioè a sovraccaricare con una serie di informazioni inutili il nostro emisfero, il nostro lobo sinistro, scusate, il nostro emisfero sinistro, quindi la nostra parte razionale, che è sempre più distratta mettere insieme i personaggi della telenovelas di turno piuttosto che dalle vicende di gossip di cui si parla nel telegiornale, piuttosto che delle informazioni, diciamo, legate
omicidi, a cose che succedono ogni giorno, e quindi ci troviamo ad essere distratti da tutto questo e più vulnerabili ad assorbire degli stimoli, diciamo, più profondi, che ci inducono magari a fare l'acquisto, fare un determinato acquisto più velocemente, eccetera. Quindi è una tecnica che in parte ho già accennato, e per cui sì, vado oltre parlando invece, scusate un secondo, ecco, c'è un altro autore che si è occupato molto di tecniche di manipolazione, che è Noam Chomsky. Noam Chomsky è un linguista dell'MIT di Boston, che ha anche lui scritto diversi saggi su questo argomento, e lui addirittura ha elaborato 10 regole, 10 metodi per la manipolazione. Non so, avete qualche domanda prima che vada oltre? Sì, benissimo. Come i nostri radioascoltatori potranno accorgersi, stasera abbiamo un relatore molto competente e ben preparato. È sorprendente, sì, come possa... Sì, è sorprendente come possa introdurci questi argomenti con così abile maestria. Comunque sapevamo che sarebbe stata una puntata interessante e molto utile, ti dobbiamo davvero ringraziare, Michele. Stavo pensando che il nostro pubblico si potrebbe chiedere a questo punto che rapporto c'è fra la manipolazione e la disinformazione, che mi sembra anche di aver capito ultimamente viene introdotta con il concetto di debunking, e ovviamente se la manipolazione e la disinformazione sono cose positive o negative. Certo, sì, adesso ne parliamo subito anche della disinformazione. Certo, sono due facce della stessa medaglia, se vogliamo, sono due tecniche che si usano in sinergia e che danno degli effetti veramente potenti su quello che è il controllo e su quello che è questa capacità di dominarci, di essere... Sì. Prego. Avevi detto una cosa molto interessante prima, Michele, ovvero che la manipolazione, intanto abbiamo capito che comunque avviene a tutti i livelli, anche un bambino manipola quando piange perché vuole il latte o vuole le attenzioni, sta manipolando il genitore. Certo. È una cosa che abbiamo proprio, cioè la manipolazione che cos'è? È un brutto termine, suona male, ma tu facevi notare per esempio che anche nelle tecniche di ipnosi, cioè la PNL, qual è la differenza, chiedeva Caruso? La differenza è nello scopo. Se il mio scopo è rovinarti la vita è un conto, ma se il mio scopo è migliorartela è un altro. Oh sì, sì, certo, certo, Massimo, difatti le neuroscienze sono degli strumenti potenti quando si tratta di migliorarti la vita, quando si tratta di risolverti i problemi, di darti nuove energie e nuovi stimoli per migliorare le tue conoscenze, le tue abilità nel fare le cose, eccetera. E come tutte le armi, cioè, come tutti gli strumenti, possono diventare delle armi potentissime, esatto, per fare del male. Esatto, infatti si parla di manipolazione, ma è un termine che fa paura, ma in realtà tu facevi notare per esempio alcune tecniche. Io farei proprio una piccola parentesi su quella che viene detta del 7 più o meno 2, che tu conosci benissimo. Sì, no? Certo, certo, certo. Tu parlavi prima del crunch, in cui una persona viene stimolata ad accorgersi di particolari stimoli con la parte razionale, per fare in modo che la parte razionale si stufi e se ne vada a dormire, e quindi si possa parlare con quella più inconscia. Sì. E ne avresti parlato, immagino, anche di questo. Quindi, sì. Scusami se te l'ho anticipata. No, 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 hai fatto benissimo, hai fatto benissimo, proprio perché sono queste le tecniche che si usano, ad esempio, mentre siamo in coda al casello dell'autostrada, piuttosto che allo sportello della banca, siamo lì che stiamo e veniamo costantemente distratti magari da determinati messaggi, da determinate informazioni, per far ricadere la nostra attenzione magari su una pubblicità o sulla reclama di un qualche cosa.
quando siamo in coda di solito siamo in uno stato di leggera induzione ipnotica, proprio perché stiamo facendo una cosa ripetitiva, che è appunto stare in coda o guidare, eccetera, ed è una condizione dove si presta meglio, dove la mente si presta meglio, se gli vogliamo dare un qualche tipo di comando nascosto, un qualche tipo di ordine che non venga percepito dalla parte razionale, dalla parte dell'emisfero sinistro, ma che vada direttamente a lavorare sulla sfera delle emozioni, sulla sfera della pancia, per usare un termine che magari non mi piace neanche tanto, ma in molti casi è proprio lì che si va a parare, perché ci vuol far venire fame, ci vuol invitare a consumare un prodotto, insomma. L'informazione è la migliore difesa contro la manipolazione occulta. Sicuramente, difatti, conoscere il funzionamento di queste tecniche è la miglior maniera per difendersi. Per esempio, nella pubblicità, parliamo un po' anche di questo, perché anche nella pubblicità ci sono un sacco di sistemi e di tecniche di manipolazione. La pubblicità è nata negli Stati Uniti, come sempre naturalmente, negli anni 20-30, per far conoscere al mondo rurale, al mondo contadino, i prodotti dell'industria che stava pian pianino nascendo. Quindi in un primo momento, se volete, la pubblicità, la reclame cosiddetta, ha avuto anche un ruolo, tra virgolette, positivo, perché la gente non sapeva neanche, non conosceva il frigorifero, per esempio, o la luce elettrica, non conosceva tante cose che magari vedeva poi sui giornali o al cinema, in quello che poteva essere il cinema di allora. Per cui in un primo tempo la pubblicità ha avuto questo scopo. Negli anni 50-60 la pubblicità già ha cominciato ad avere un altro scopo, cioè quello di farti consumare di più, di stimolare maggiormente i consumi, perché le aziende cominciavano ad avere dei problemi a vendere i loro stock di produzione, in quanto il cittadino, il consumatore, una volta esauriti, una volta soddisfatti i bisogni primari, i bisogni principali, primari, tendeva a non comprare. Se avevi un'automobile non ne compravi due, se avevi un televisore non ne compravi due. Allora la pubblicità ha dovuto superare questo problema, cioè cercare di fartene comprare due, magari anche tre, quindi in crearti dei nuovi bisogni, crearti delle nuove, dei nuovi scopi per consumare di più e per fare in modo che l'industria potesse produrre, cioè bruciare più velocemente i suoi stock di produzione, e quindi produrre sempre di più e guadagnare sempre di più. Negli anni 90 siamo arrivati alla pubblicità one to one, cioè grazie all'informatica, all'elettronica, ai sistemi sofisticati di, si chiamano CRM, Customer Relation Management, cioè sistemi per la gestione dei clienti, cioè tu una volta che vai a comprare in un negozio o su un sito internet, automaticamente cominci a lasciare delle informazioni che fanno capire quelli che sono i tuoi gusti, quello che ti piacerebbe magari, quello che ti piace di più rispetto ad altro, per cui vieni bombardato da messaggi più specifici che vanno a toccare delle leve più efficaci, perché chi ti manda questi messaggi ha già capito che tipo sei, che cosa consumi, che cosa ti piacerebbe consumare, fino ad arrivare nella nostra epoca, quindi in questo decennio qua, anni 2000, dove si sta facendo una cosa ancora più pericolosa, che è quella di farti indebitare pur di comprare qualcosa, pur di consumare. Quindi non solo l'industria, la grande industria di produzione dei beni di massa, di largo consumo, non è più capace di soddisfare i normali bisogni, o i bisogni, diciamo, anche se volete dopati dalla pubblicità, ma è addirittura costretta a indurti, ad indebitarti, cioè a spendere di più di quello che guadagni pur di farti felice, perché alla fine quando soddisfi questi stimoli che ti vengono indotti artificialmente ti senti felice,
quindi subisci proprio un vero e proprio stupro mentale in forza del quale ti senti poi felice se vai a realizzare fino in fondo quello che lo stimolo ti vuol far fare, quindi a comprare quel modello di telefono cellulare, anche se ne hai già 20 e non te ne fai niente, però hai bisogno di averlo perché diventa per te uno status symbol. Oppure pensate, ci vendiamo le cose tra di noi praticamente. E praticamente sì. E pensate a quanto inganno si nasconda dietro all'artificio delle griff, degli oggetti firmati, cioè magari sono oggetti di bassa qualità intrinseca, perché magari sono fatti con materiali poco... Sì. E però per il fatto di avere una firma, di avere un logo, diventano uno status symbol, quindi io non vado a comprare quel paio di scarpe o quella borsa per la particolare fattura, il particolare pregio dei materiali, il design, eccetera, ma lo faccio magari solo per la griff, per la firma, per il logo, e sono disposto a spendere anche cifre che vanno ben oltre al valore intrinseco e di fattura di quel prodotto. Quindi capite bene che attraverso questi strumenti, ed è proprio attraverso la pubblicità, attraverso la divulgazione di mode, dei costumi, di quello che è il cosiddetto trend, delle tendenze, che si costruiscono queste possibilità e si riescono a vendere non in cambio di una parte del salario, dello stipendio o del reddito di una persona, ma addirittura andando oltre il reddito della persona, cioè indebitandoci per poter comprare o per poter avere quel particolare status symbol. Quindi questa è la pubblicità, ed è uno strumento veramente deleterio, dal quale dobbiamo imparare a difenderci, e dopo magari vedremo anche di dire due parole sulla difesa, sullo smascheramento di queste tecniche di manipolazione. Se siete d'accordo, se abbiamo ancora tempo, sempre in materia di tecniche di manipolazione, volevo parlare appunto del lavoro di Chomsky, che prima ho interrotto per divagare su questi argomenti, che sono comunque sempre attinenti agli argomenti che stiamo portando in questa puntata. A proposito, potrebbe sembrare che qui stiamo parlando di cose che non c'entrano niente magari con la ricerca di Corrado Malanga o con le questioni legate al fenomeno abduction o ai misteri dell'ufologia o alle questioni, insomma, di conoscenza di antichi miti e religioni. In realtà tutto il meccanismo della disinformazione, che vedremo tra un po', del debunking, della manipolazione, viene proprio sfruttato per coprire delle importanti verità, per coprire tutta una serie di fenomeni che altrimenti sarebbero palesi, sarebbero conosciuti a volte in modo scomodo, per quel che riguarda le elite dominanti, da un numero troppo elevato di persone. Quindi l'informazione che dobbiamo avere noi come comuni cittadini della questione alieni, della questione tra virgolette visitatori di altri mondi che interferiscono su di noi, ci deve essere data in maniera guidata alle dosi e nelle modalità in cui il sistema, anzi io lo chiamerei il regime delle elite finanziarie, di questi illuminati, vuole in sostanza. Ecco, quindi ha molta attinenza ed è importante, se vogliamo capire determinate fenomenologie, se vogliamo studiare determinati argomenti, che impariamo a conoscere veramente a fondo i mezzi che ci manipolano, i mezzi di cui possiamo essere vittime tutti quanti, inconsapevoli,
su quella che è la limitazione della nostra conoscenza. Quindi se abbiamo dei fenomeni di limitazione di conoscenza, di scarsa considerazione di noi stessi, può darsi che dipenda proprio dal fatto che siamo stati un po' troppo manipolati dalla televisione, dal cinema, dai giornali, dal consumo di certi prodotti piuttosto che di altri, e dall'esserci formati un'idea della realtà troppo diversa da quella che invece è la realtà vista in un'ottica meno, diciamo, disturbata, meno manipolata. Soprattutto dal consumo di prodotti spirituali, vedo che tu sei un po' cauto nel fare termine religione, ma lì ne abbiamo di manipolazione. Allora Massimo, guarda, ti dico solo una cosa. Il libro di Marco Della Luna che ho letto, appunto Neuroschiavi, che parla proprio di queste tecniche di manipolazioni, dedica un paio di capitoli alla questione delle religioni e degli strumenti che ci sono all'interno delle religioni. Quindi tutti questi possono essere considerati prerequisiti di base per capire un fenomeno che è, potremmo dire, modernissimo, ma che ha radici molto lontane, che è quello appunto anche dell'abduction, ma anche di parassitaggio a tutti i livelli. Sicuramente, sicuramente. Tant'è che le religioni usano degli strumenti veramente potenti, perché la religione usa uno strumento che per esempio non è più difficile da usare, ma si sta tentando di fare anche questo, che è il principio del dogma. La religione ti impone il dogma, si basa sul dogma. O hai la fede e quindi sei fortunato perché avrai il regno dei cieli, no? Sì. Ecco. Ma vengono usate molte simbologie del genere, molte simbologie sacre, nella pubblicità stessa, cioè io prendo un dentifricio ma ti faccio credere che ti stai comprando l'illuminazione. Certo, difatti nella pubblicità c'è un uso estremamente potente di certi simboli che inseriti in un determinato contesto fanno scattare a livello inconscio dei meccanismi potentissimi che ci orientano e ci portano verso quello che è l'obiettivo di chi ha progettato diciamo lo spot o il messaggio che ci viene veicolato. Per cui è veramente si chiamano embed, cioè sono delle informazioni che possono essere simboliche, ma possono essere anche frasi, parole, eccetera, che vengono inserite all'interno di un messaggio pubblicitario, anche audio, eccetera, che viene opportunamente interpretato direttamente dalla nostra parte inconscia, quindi entra nel profondo della mente e scatena le sue azioni. E quindi il simbolismo è veramente, veramente potente e utilizzato a piene mani, in queste tecniche. Ma volevo appunto dedicare due parole anche a queste 10 regole, che le vediamo proprio in maniera veloce, di Noam Chomsky, di cui stavo parlando prima, che è appunto questo linguista dell'MIT di Boston, che ha capito e ha codificato quelle che sono le strategie di questi manipolatori mediatici. Dunque, al primo posto lui mette la strategia della distrazione, che avevo già spiegato abbondantemente che cos'è, ma che lui sottolinea basata sul diluvio costante di informazione. Cioè noi accendiamo la televisione, abbiamo 200 canali, siamo bombardati da una quantità enorme di notizie, che sono naturalmente tutte rigorosamente controllate, perché le agenzie che le diffondono e che le gestiscono sono comunque sempre controllate dagli stessi signori che detengono le corporation, le grandi corporation mondiali, e quindi che detengono di fatto il potere. La distrazione ci mette in una condizione di non poterci focalizzare su quelli che sono invece i veri problemi. Siamo costantemente distratti, bombardati da incombenze, da impegni, abbiamo le bollette da pagare, la rata del mutuo, il bollo dell'auto, la revisione, insomma abbiamo ogni giorno 100 cose molto concrete, nel senso che se non le facciamo
ci troviamo delle conseguenze immediatamente riscontrabili e siamo quindi costantemente distratti, oltre che da una valanga di informazioni, da un diluvio di informazioni, anche da una quantità sempre più grande di adempimenti, di impegni. La seconda tecnica individuata da Chomsky, che è quella più interessante anche per capire determinate cose che ci succedono, è quella definita creare problemi e poi offrire la soluzione. È la classica tecnica del problema reazione-soluzione, no? E questa veramente è potentissima, perché noi siamo noi alla fine che chiediamo le soluzioni. Ad esempio, problema, ci sono i blackout elettrici, ce ne sono stati qualche anno fa più di uno e anche importanti. Soluzione, cioè io che naturalmente creo il problema, quindi c'è la reazione prima del pubblico. Sì, arriviamo. Io che creo il problema so già che cosa ti voglio offrire come soluzione. Io ti creo il problema, ma aspetto che tu reagisca in un determinato modo e poi ti offro la soluzione. Quindi problema, blackout, reazione del pubblico, estrema preoccupazione verso la questione energetica. Qui stiamo toccando con mano che ci sono dei problemi energetici. Soluzione, facciamo le centrali nucleari, così siamo tutti quanti contenti ed abbiamo risolto il problema. Anzi, noi arriviamo poi a chiederle queste centrali nucleari, perché le vediamo come unico mezzo per uscire dalla situazione. Poi c'è la cosiddetta strategia della gradualità. Che cos'è la strategia della gradualità? È nota anche come totalitarismo a piccoli passi. Cioè, se tu vuoi, e lo abbiamo visto specialmente in questi ultimi 20-30 anni, se tu vuoi ottenere un determinato risultato, cioè imporre una determinata cosa, ma è una cosa che è così stravolgente, è così rivoluzionaria che non la accetterebbe nessuno un giorno per l'altro. Ad esempio, non so, si vuole ridurre sempre di più il cosiddetto welfare, cioè lo Stato che si fa carico delle persone che magari hanno dei problemi, hanno delle disabilità, oppure si vuole eliminare sempre di più la sanità pubblica. Non puoi uscirtene dal Parlamento e dire: bene signori, da domani eliminiamo la sanità pubblica o non paghiamo più le pensioni agli invalidi piuttosto che alle persone magari che non hanno reddito e che hanno una certa età e non possono più lavorare. Succederebbe la rivoluzione. Se lo fai però piano piano, nell'arco di un decennio, di un ventennio, di un trentennio, intervenendo gradualmente, cioè prima tolgo la pensione a determinate categorie, poi ad altre, poi ti invento la previdenza integrativa e quindi ti faccio vedere che ci sono dei sistemi più moderni per ottenere quella cosa lì, allora nell'arco di un certo periodo abbastanza lungo, con la giusta gradualità, riesco a far passare lentamente una cosa che, se imposta velocemente, non verrebbe mai accettata, però dilazionandola nel tempo non solo viene accettata, ma passa anche per una cosa moderna, una cosa innovativa. Un'altra strategia simile è la cosiddetta strategia del differire. Cioè, abbiamo un problema, l'Italia non ha un piano energetico, adesso sono esempi che mi vengono in mente, magari ce ne potrebbero essere anche di più calzanti, però l'Italia non ha un piano energetico e ha bisogno di costruire le centrali nucleari, però non le costruiamo subito. Dobbiamo metterci sull'ordine di idee di farlo, quindi cominciamo a fare i progetti, la ricerca, per vedere se tra 5 anni riusciamo a farle. La gente, sentendo che questa cosa di fare le centrali, che non vuole perché gli fanno paura, perché ha ancora in mente la vicenda dell'incidente di Chernobyl,
Quindi sentendosi dire di fare le centrali nucleari, però non adesso, ma tra 5 anni, tra 10 anni, è più propensa ad accettarlo come impegno, perché ha la speranza magari che nel frattempo cambi qualcosa, che nel frattempo venga fuori magari un'altra tecnologia o un qualche cosa di diverso e quindi che il problema si risolva da solo. In realtà è una tecnica per prospettarti un determinato provvedimento, una determinata cosa. Poi c'è un'altra che mi interessa sottolineare, un'altra tecnica che mi interessa sottolineare, che è quella che dice rivolgersi al pubblico come rivolgersi a dei bambini. Se ci fate caso, quando l'esperto di turno ti vuol come si dice, ti vuol far passare un determinato messaggio, tende a parlarti come se tu fossi un deficiente, come se tu fossi un bambino di 10 anni, di 12 anni e ti parla con termini semplici, con un linguaggio puerile, con un modo magari anche emotivo, magari anche a volte aggressivo come linguaggio. Questo perché tu ti ricordi com'eri a 12 anni, a 10 anni, che eri più emotivo e meno razionale e automaticamente gli apri le porte dei tuoi livelli più profondi e sei meno difeso perché usi meno l'emisfero sinistro, quindi ti metti meno a razionalizzare sull'informazione che ti arriva e la elabori e la introiti nella mente in maniera più diretta senza tanti filtri. Ci sono poi altre tecniche, ma rischiamo veramente di fare notte, ve le elenco velocemente. Un'altra dice, per esempio, mantenere il pubblico nell'ignoranza e nella mediocrità, cioè significa facciamo credere al pubblico che sa un sacco di cose leggendo magari determinati quotidiani, riviste che si occupano magari anche di scienza, che però in realtà ti fanno dei resoconti didascalici di determinati fenomeni o ti parlano in maniera così un po' troppo superficiale delle cose per fornirti una vera rappresentazione della conoscenza, dell'essenza della conoscenza, mentre in realtà poi i figli di questi signori di queste elite di banchieri, di industriali eccetera vanno a studiare nelle migliori università e nei migliori college o leggono libri e vengono in possesso di conoscenze che magari al cittadino medio sono precluse, ma non che siano precluse perché non le può comprare, ma non le va neanche a cercare, cioè cerca magari la rivista da edicola che ti racconta tutta la potenza degli OGM o gli ultimi ritrovati per ottenere un motore ad altissime prestazioni per far correre una macchina a 300 all'ora, che è una cosa che non ha assolutamente senso, insomma. Quindi c'è questa regola, questa tecnica che facendoti sentire soddisfatto con questo tipo di conoscenze in realtà ti tiene nella mediocrità e nell'ignoranza rispetto a quella che è la vera conoscenza. Rafforzare l'autocolpevolezza, questo è bruttissimo perché farti credere che ogni cosa che ti accade è colpa tua. Guadagno poco, il mio stipendio, il mio salario è di 1000 euro al mese, non ce la faccio ad arrivare, ormai è la seconda settimana, una volta c'era la terza settimana, adesso insomma, fa fatica ad arrivare alla seconda, forse anche alla prima, non è colpa del sistema, è colpa tua, perché magari non hai studiato, non sei andato all'università, oppure sei andato all'università ma non sei andato all'estero, dovevi fare di più, sei rimasto mediocre, quindi è colpa tua se non hai mezzi economici sufficienti per assicurarti un adeguato sostentamento, eccetera. Quindi, le abbiamo viste tutte, vediamo anche la decima, conoscere gli individui meglio
cioè conoscere gli individui meglio di quanto loro conoscano se stessi. Che cosa significa? Significa che il disinformatore, il manipolatore, ti conosce benissimo, sa come ragioni, sa come sei fatto, sa che cosa vuoi, meglio di te stesso. Cioè, lui sa molte più cose di te rispetto a quanto tu ne abbia consapevolezza, o comunque rispetto a te, insomma. Quindi Chomsky da questo punto di vista ha fatto un brillante riassunto di quelle che sono poi tutte le tecniche che vengono effettivamente utilizzate per manipolare l'informazione, per manipolare le scelte attraverso metodi, diciamo, neuroscientifici. Bene, Michele, sei sempre allucinante, veramente ne sai a pacchi. Però a questo punto mi stavo chiedendo se non fosse proprio oneroso chiedersi, e soprattutto chiederti, come fare a difenderci da questo tipo di manipolazione o dalla disinformazione, e come fare a farci un'idea effettiva di quello che sta accadendo e se ci stanno realmente prendendo in giro nel quotidiano di tutti i giorni. Quali sono i metodi per mascherare queste tecniche di manipolazione? Ci sono e sono anche più semplici e più a portata di mano di quello che pensiamo. Prima di parlare però e di organizzare la nostra difesa, che è una cosa che vi voglio proprio dire di cuore, volevo parlare di un altro aspetto, anche per concludere un po' tutto questo ragionamento, che è quello della disinformazione vera e propria e del debunking, perché finora abbiamo parlato di manipolazione dell'informazione. La manipolazione dell'informazione è un qualche cosa di più diffuso, di più organizzato, di più sistematico che la disinformazione. Cioè, la manipolazione ormai riguarda tutti i sistemi mediatici, riguarda da come vengono disposte le merci sugli scaffali di un supermercato, al come deve essere disegnato il cartellone stradale o l'insegna display che ti fornisce le informazioni sul traffico in autostrada. Quindi, anzi, la manipolazione è, direi, addirittura globale, perché sono tecniche utilizzate ormai in tutto il mondo, proprio perché in tutto il mondo i canali di informazione, i media, sono standardizzati e globalizzati. Altra cosa invece è la disinformazione. Perché va detto anche un altro discorso, che oltre all'informazione cosiddetta ufficiale, quindi quella che abbiamo dai telegiornali, dai giornali, dalla radio, eccetera, eccetera, e quindi dalle maggiori testate, dalle testate anche più blasonate, più importanti, esiste anche una controinformazione. Ci sono dei gruppi di ricercatori che ogni giorno cercano di portare a galla la verità, cercano di smascherare crimini che vengono perpetrati in ogni parte del mondo, cercano di portare alla luce scandali e cose che situazioni che arrecano danni e che mantengono il genere umano in uno stato veramente di basso progresso, tra virgolette. E quindi questi ricercatori, un po' forse anche nel nostro mondo, nel mondo delle ricerche, per esempio di Corrado Malanga, ci sono persone che tentano di portare a galla questa ricerca, di farla conoscere. Noi stessi lo stiamo facendo con questa radio, tanti lo fanno con le conferenze, tanti lo fanno con bollettini o scrivendo informazioni sui loro blog o sui loro siti internet. Questa è controinformazione, cioè è una sorta di informazione che va si muove in maniera diametralmente opposta a quello al verso, al senso, scusate, dell'informazione ufficiale. La disinformazione è invece quello strumento che serve proprio per attaccare la controinformazione, per nascondere, offuscare, annichilire la controinformazione e addirittura screditare gli stessi ricercatori, gli stessi
soggetti che si preoccupano di fare una sorta di informazione partigiana, una sorta di controinformazione, un po' quello che succedeva durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ascoltavi Radio Londra, che era la voce degli alleati, e se ti beccavano, lì non è che usassero tanto strumenti di debunking, se ti beccavano ad ascoltare Radio Londra ti fucilavano al momento e la cosa si risolveva così, insomma. Qui adesso invece utilizziamo le tecniche di debunking, cioè cerchiamo, questi soggetti, cioè i disinformatori, che vengono chiamati appunto debunkers perché si infiltrano nel sistema, si mascherano da esperti, a volte hanno anche il placet dei cosiddetti esperti ufficiali, quindi dello scienziato di turno che va in televisione a parlare delle ultime scoperte scientifiche, delle ultime conquiste della conoscenza, e il debunkers magari qualche volta se lo porta dietro perché dice: ecco, vedi, io mi relaziono con questo qui, insomma, e quindi quello che ti dico io è la verità, è nel tuo interesse, mentre quello che ti dice la controinformazione, quello che magari il ricercatore che vuole portare a galla una nuova alternativa di verità, un crimine, una truffa che viene regolarmente perpetrata, quello non capisce niente, e la disinformazione si avvale, anche qui c'è tutto, addirittura ci sono vere e proprie tecniche codificate, c'è per esempio Michael Sweeney, che è un ricercatore americano, un saggista, ha scritto diversi libri, si interessa di crimini commessi dai servizi segreti, e anche scrive su un famoso blog, su un famoso sito internet che è Professional Paranoid, proparanoid.net è l'indirizzo, proparanoid.com non c'è più perché è stato, come si dice, è stato attaccato, è stato oscurato dall'intelligence americana, e appunto Michael Sweeney scrive tra le varie cose un articolo dove elenca ben 25 tecniche di disinformazione, per cui qui la faccenda è ancora più complicata della manipolazione, però è più evidente perché la disinformazione è proprio un atto diretto e mirato verso una determinata fonte di informazione, quindi è un vero e proprio attacco diretto, ma sono anche attacchi diretti il come vengono magari trattati in televisione durante un talk show certi personaggi che magari vogliono portare a conoscenza del pubblico la vera verità, scusate il gioco di parole, e c'è il debunkers di turno che ti tappa in maniera brutale la bocca facendoti a volte passare per una persona non tanto a posto, che magari ha anche qualche problema e che dice delle cose strane, ecco, vedi, dice delle cose strane, quindi è evidente che questo non è neanche tanto a posto mentalmente. Ecco, detto questo, vediamo allora come difendersi da tutta questa manipolazione, come riconoscere gli atti di disinformazione, quindi queste censure che vengono operate per far tacere eventuali bocche della verità presenti sui media, e come possiamo difenderci da tutto ciò. Allora, innanzitutto una regola molto, molto semplice è quella di avere più fonti di informazione, cioè non possiamo pretendere di capire tutto di quello che ci accade attorno solo perché magari ascoltiamo un determinato telegiornale oppure solo perché leggiamo un determinato quotidiano. Possiamo costruirci, anche se in maniera frammentaria, un'idea della realtà guardando la realtà attraverso vari punti di vista, quindi attraverso i punti di vista di vari giornalisti, di varie fonti di informazioni, di informazione. Per cui, per farci un'idea di determinati fatti, dovremo acquisire notizie da più fonti, da più giornali e anche da giornali magari un po' più piccoli, un po' meno conosciuti, che sono quelli che tante volte portano
le informazioni più pulite e meno manipolate. Poi dovremo focalizzare la nostra attenzione su pochi e ben precisi argomenti. Non possiamo pensare di occuparci di tutto, non possiamo pensare di sapere tutto, altrimenti cadiamo nella trappola della manipolazione. Per cui dovremmo concentrarci sulle questioni veramente importanti. Non ci interessa niente di sapere tutti i dettagli, anche quelli più raccapriccianti dell'ultimo omicidio di moda, insomma, del delitto di famiglia, eccetera, eccetera. Cerchiamo di capire invece a fondo questioni come l'economia, l'Unione Europea, il Trattato di Lisbona, cose che magari sembrano così, cose che non ci riguardano perché sono troppo complicate, perché è giusto che le facciano gli esperti. È sbagliato. Noi siamo per queste cose, con i nostri giudizi, tranquillamente all'altezza di capire queste cose, di dare delle valutazioni. Quindi dobbiamo prenderci la responsabilità di capirle e cercare di approfondirle, anche se a volte è difficile, anche se a volte costa fatica, però ci serve per liberarci dalla gabbia mentale che ci viene costruita ogni giorno attraverso la manipolazione delle notizie e attraverso la disinformazione. Un'altra arma estremamente valida è il confronto, il contraddittorio. Cerchiamo di parlare con altre persone di quello che veramente vogliamo capire, del punto di vista su una determinata notizia, piuttosto che quello che non ci quadra, per esempio, su una questione economica o sociale, eccetera. Parliamo e confrontiamoci. Parliamo con i nostri amici, parliamo con la nostra famiglia, parliamo con i nostri colleghi di lavoro. Dal dibattito spesso nascono interessanti novità. La dialettica hegeliana, tesi, antitesi e sintesi, ha sempre premiato, perché ha sempre aiutato a far uscire nuove idee, nuove concezioni, scusate, di determinate tematiche, di determinate informazioni. Infine, ma molto importante anche se ultima questione, impariamo di più ad usare i nostri istinti. In pratica usiamo la PNL, se conosciamo la PNL questa ci può dare delle ottime informazioni, per esempio sul politico di turno che stiamo ascoltando in televisione e che viene intervistato dal giornalista e risponde alle domande del giornalista, però contemporaneamente ci fornisce tutta una serie di informazioni paraverbali sulla la veridicità delle risposte che ci sta dando. Se conosciamo le tecniche possiamo sgamarlo, tra virgolette, quando ci mente. Ma non preoccupatevi, anche se non conoscete la PNL, il vostro inconscio la conosce meglio di qualsiasi PNLista esistente sulla Terra. Quindi scatenate i vostri istinti, cerchiamo di ascoltare i nostri istinti. Quando vediamo una persona che parla magari in televisione e diciamo sì, questo qua però non mi convince tanto, non so perché, quello che dice è molto logico, è molto razionale, però c'è qualcosa che non mi convince. Sono abitudini che abbiamo represso, che stiamo reprimendo sempre di più. Cerchiamo di tirarle fuori e di usarle, perché sono veramente strumenti molto potenti che ci aiutano a capire se chi abbiamo davanti ci sta manipolando oppure ci sta dicendo la verità, ci sta raccontando un fatto che vuole veramente testimoniarci per darci qualcosa, anche solo l'informazione di quel fatto, oppure se ci sta raccontando una cosa giusto per installarci nella mente un qualche tipo di comando o di ordine per andare poi a comprare qualcosa il giorno dopo o nasconderci magari determinate realtà che abbiamo tranquillamente sotto il naso ma che non vediamo perché non ne abbiamo coscienza. Quindi alla fine vedete che questi sono i metodi. Sono metodi tutto sommato molto semplici, non bisogna fare dei corsi, bisogna avere un po' di
volontà nel cambiare determinate abitudini che ci vengono anche queste inculcate dalla manipolazione. Concordo appieno con te, Michele, anzi ti ringrazio di stasera e della puntata che abbiamo fatto insieme a te, sono sicuro che ti rinterpelleremo ancora per approfondire ancora meglio questo tema della disinformazione e mi prendo adesso un attimo, mi vorrei permettere appunto, proprio perché hai parlato di questa cosa e concordo con te, di introdurre a grandi linee un tema che trovo molto utile e interessante affrontare proprio stasera per quanto riguarda la disinformazione, ed è il tema dei riconoscimenti e dell'istruzione. Infatti, negli ultimi anni ci troviamo sempre più avvolti dalla burocrazia e, come benissimo vi sarete accorti, sovente ci tende a nascondere la nostra vera personalità, proprio come diceva adesso Michele, cioè ce la reprimono. Mi spiego meglio, ci hanno sempre detto per esempio che avere un pezzo di carta serve nella vita, e forse è così, anche se io fortemente dubito, perché mi sono accorto a mie spese che non è proprio una cosa veritiera. Certe volte i pezzi di carta sono solo una copertura per quello che non si sa, piuttosto per quello che si sa e soprattutto per quello che si è. Permettetemi di fare un esempio. Ultimamente si possono sostenere corsi più o meno intensi o più o meno formativi e che si prendono ben cura di rilasciare attestati di partecipazione, però solo attestati di partecipazione. Attenzione, perché sembra che in Italia, oggi come oggi, se uno non è laureato e ha anche addirittura fatto un corso post laurea, non possa proprio praticare un bel niente, specialmente a certi livelli. Ma ecco che si sono inventati questa cosa, insomma, questi pezzi di carta, quali per esempio appunto i famosi attestati di partecipazione, quelli che però si spacciano in realtà per veri e propri attestati che, come dice il termine, attestano che si sanno fare determinate cose in quell'ambito. A questo punto mi dispiace dirvelo, ma spesso tutto questo non corrisponde, è vero. Infatti, come ci ha dimostrato benissimo anche Michele, l'Italia è piena di ciarlatani e mezzi improvvisati, o quasi, che si vantano d'essere qualcuno perché hanno preso un pezzo di carta, e se ci fate ben caso li potrete scovare vicino a voi, nelle vostre città, nelle compagnie in cui bazzicate, insomma, molto vicino a voi. Spesso sono quelle persone che erroneamente ritenete più bravi perché loro hanno fatto il tal corso, hanno un tal documento. A questo punto vi voglio dire che non esistono documenti ufficiali in Italia che non siano, e ve lo ripeto, che non siano la laurea e i diplomi riconosciuti dallo Stato italiano. Da lì bisogna anche sapere che le varie scuole fanno a gara per avere dei riconoscimenti dallo Stato, e quindi c'è un interesse economico, e questo implica che escono fuori da queste scuole dei fogli, della carta, insomma. Questo però non vuol dire che quella scuola vi forma. In realtà la scuola non forma, quello che forma è la nostra continua ricerca di informazioni, il nostro continuo studio a riguardo dei temi che a noi sono più consoni. Cosa intendo per consoni? Quelli che sono più nelle nostre corde, quelli per cui noi siamo più predisposti. E ve lo dice uno che nel mio piccolo, adesso sono già più di 15 anni che insegno nelle scuole a vari livelli, compreso addirittura la didattica, che ha a che fare con l'insegnare come si insegna. Quindi mi permetto di dire questa piccola cosa, e vi ricordo che già negli anni 80 la scuola aveva preso una piega molto diversa da quello che si intende per preparazione alle varie materie di cui si occupa. Infatti vi sarete ben accorti che tutto quello che si cerca di fare nella scuola non è altro che ultimamente di ammaliare sia gli allievi, sia le famiglie degli allievi, ovviamente se sono minorenti, in quanto paganti dei corsi. E sovente si scade nel termine divertente. Ma pensiamoci bene. Il termine divertente adesso lo si sente menzionare ovunque, nella pubblicità, nelle vendite, nella opportunità di vita, eh? E nessuno mai vi spiega però che dentro questo termine c'è la privazione della concentrazione, dell'impegno, la privazione dell'essere presenti, dell'essere disposti a sacrificare qualcosa, diciamo, in virtù di qualcos'altro. Appunto,
negli anni Ottanta comincia a far capolino una figura, tra virgolette, professionale che si chiama il motivatore. Questo la dice lunga su quello che ci stavano per propinare all'interno della scuola. Ciò vale a dire che si comincia a vedere che il motivatore, nella fattispecie, sta motivando qualcuno a far qualcosa. La persona stessa accetta di buon cuore a quel punto di fare qualsiasi cosa. Vengono rimbambolati con il termine di obiettivo. Attenzione, perché questo termine obiettivo, per quanto mi riguarda, è abbastanza buffo. Perché se uno pensa alla fattispecie nella scuola, nell'istruzione, il termine obiettivo è chiaro che ci possa venire in mente l'obiettivo di venire in contatto con cose che ci faranno crescere come individui, come persone, e che ci diano degli strumenti su cui poi rimpostare la nostra predisposizione a vivere, un'attività sociale utile o l'interazione con gli altri, diciamo. La scuola non è sinonimo di divertimento, mi dispiace dirvelo, ma è sinonimo di impegno, di lealtà, di forza, di volontà. Spesso ricordo ai miei allievi di non tenere in considerazione quello che possono prendere dalla scuola, bensì quello che possono dare alla scuola. Questo perché la scuola non è un semplice edificio, ma è un concetto in divenire. Non è un luogo fisico dove si prende un foglio, ma un non luogo dove portare se stessi ed essere disposti ad imparare, ad interagire con nuove conoscenze di altri. Vedi per esempio la scuola della strada. Tante persone non hanno studiato, ma stando nella strada hanno vissuto un contesto veramente scolastico dove hanno imparato tantissimo. Non a caso in Italia ci sono persone che hanno a malapena la terza media e ne sanno a pacchi, perché la loro scuola se la sono vissuta, non hanno avuto bisogno di un edificio. Però questo fattore della scuola implica un notevole sforzo e una notevole forza di volontà personale. Proprio come diceva Michele Valeriani, bisogna impegnarsi da un punto di vista personale. È inutile continuare a credere che un foglio ci possa dare il sapere. Il foglio di per sé è un riconoscimento che si è fatto un percorso, ma se questo percorso lo si è fatto a occhi chiusi, cosa può averci lasciato questo percorso? E guardate bene, questi sono temi che io vorrei trattare in modo molto più dettagliato, perché mi rendo conto che nella pubblica istruzione c'è in verità una pubblica distruzione, proprio perché stiamo parlando anche di egemonia e potere. Ormai tutti quanti cercano la scuola perfetta per loro stessi, e chiedetevi come la scelgono. Io che sono insegnante lo so, se si divertono allora quella è la scuola perfetta, e questo del divertimento è una forte induzione che è stata fatta da circa 20 o 30 anni. Questo non è altro che un metodo infallibile di non cultura, è un processo di non apprendimento, è un modo per fabbricare i sogni e non per realizzarli. Questo a questo punto dico, qualcuno potrebbe pensare che può essere una stupida polemica oppure stia soltanto parlando in termini così blandi, ma vi potrei parlare per ore delle enormi carenze della scuola italiana. Proprio la scuola italiana che in tempi non sospetti tirava fuori scienziati, matematici, artisti, ingegneri, architetti, dottori, chirurghi, eccetera, eccetera, e che ora sta facendo il filo a persone che pagano per far sì che una popolazione così artistica rimanga nell'ignoranza. Una popolazione che ha dei connotati spiccati e che altrimenti potrebbe ricordarsi d'essere figlia di Dante Alighieri, Rossini, Verga, Giotto, ma me ne vengano tanti in mente, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Piero della Francesca, Raffaello, ma gente come Alessandro Manzoni, Pirandello, Giacomo Leopardi, Giuseppe Mazzini, ve ne potrei dire a pacchi, San Francesco, il Caravaggio, Volta, Guglielmo Marconi, Giuseppe Belluzzo, che nessuno conosce pur essendo lui quello che ha inventato la turbina a vapore. E quindi anche lì c'è un clima di ignoranza su tanti temi, ma non solo, fra i più moderni per esempio, vatti a pescare Pertini, Gaber, De André, Paolo Rossi, ma non Paolo Rossi calciatore. Ecco, lì si aprirebbe un'altra parentesi sul fatto dell'ignoranza e della disinformazione. Insomma, ce ne sono a bizzeffe di questi personaggi che ci fanno capire che siamo un popolo enormemente dotato da un punto di vista artistico, con delle doti spiccatissime. In soldoni, cosa sto dicendo?
Voglio dire che si può, come diceva appunto Michele Valeriani, stare attenti a quello che ci stanno dicendo. Oppure l'altra scelta è fregarsene e abbandonarsi all'essere un gregge di pecore. In questo caso la cultura e nello specifico l'istruzione potrebbe fare molto, ma non lo fa. Chiedetevi perché. Lo sapete che gli insegnanti delle scuole medie inferiori e delle superiori hanno grosse difficoltà a bocciare gli alunni? Avete un'idea di quello che comporta tutto questo? A breve ci saranno geometri che non sanno fare i conti, segretari che non sanno rispondere al telefono, cuochi che non usano più il loro gusto. Si limiteranno semplicemente a attendere a una ricetta e attenersi a quella ricetta. Questo veramente modestissimo avviso, non è altro che un modo per farci dimenticare quale popolo artista siamo e per farci valutare altre cose che non siano la nostra esperienza, il nostro potenziale, la nostra personalità e la vocazione che abbiamo in tutti gli ambiti. Questo ci porterà a una nuova generazione di non sapenti, di ignari di tutto, di non competenti. Dobbiamo stare attenti e svegli per comprendere chi abbiamo di fronte. E la puntata di stasera ce l'ha ricordato molto bene, spero che ci siano ancora nuovi modi di parlare. Non dobbiamo chiederci se una persona di fronte a noi ha un foglio e soprattutto ci dobbiamo ricordare che spesso questo foglio che ha questa persona è stato avallato da un qualcun altro che sovente ne sa meno di questa persona. Quindi cerchiamo di usare la nostra testa. Vorrei ricordare un'altra cosa, a mio avviso importantissima, anche perché siamo in chiusura, non vorrei prendermi troppo tempo. I nostri insegnanti primari non sono nelle scuole materne o addirittura al nido, bensì fra le mura domestiche e si chiamano genitori. Quindi è importante collocare le parole nel posto giusto. Potrei avanzare anch'io qualche consiglio a riguardo, molto, molto blando. Per esempio, leggere, studiare, documentarsi, preparare. Avete internet per questo, avete biblioteche intere, librerie. E soprattutto ricordatevi una cosa, in Italia l'università è gratuita. La paga solo chi vuole avere quel pezzo di carta chiamato laurea. Ma chi vuole sapere realmente può andare a seguire i corsi. A noi italiani piace tanto il termine gratis. Beh, l'università è un pozzo di scienza dove possiamo andare a attingere gratuitamente. Quindi se vi chiedete in questo momento dove potete trovare del tempo per fare queste cose, perché vi sentite schiacciati, non avete tempo, allora ve le do io delle piccole rispostine. Provate a togliere il tempo alle gite domenicali e ai grandi magazzini, provate a togliere il tempo alle partite di calcio, togliete il tempo a chi monopolizza il vostro tempo. Ok, io a questo punto, siccome siamo in chiusura, vi ringrazio per avermi dato modo anche un po' di trattare questo piccolo argomento, ci tenevo perché a me è caro, ma ora soprattutto vorrei chiedere a Massimo se ha da aggiungere qualcosa a riguardo di questo discorso, o per esempio se ha anche qualcosa da dirci sulla PNL buona e cattiva, visto che si parla di organizzazione di parole? Beh, guarda, farei solo una piccola parentesi perché mi sembrava che anche Michele volesse aggiungere una cosa conclusiva. Direi che forse è anche più utile a questo punto parlare di DNL, cioè di deprogrammazione neurolinguistica, e quindi di toglierci un sacco di cose. Farei notare anche il fatto che in inglese la parola school ricorda la parola school, dove da una parte si chiama scuola e dall'altra è il teschio che rappresenta la morte. Forse anche questo ci dovrebbe dare uno stimolo. Buona o cattiva, nulla è buono e nulla è cattivo. L'unica cosa che ha un valore è il termine efficacia. Dunque, le tecniche sono efficaci, funzionano, e quindi dipende sempre dall'obiettivo. Se il tuo obiettivo è rovinare le persone, come dicevo prima, ce la fai benissimo, le tecniche ci sono, ma se il tuo obiettivo invece è farle migliorare, la gente se ne accorge. La gente, come diceva Michele, come hai detto anche tu, deve cominciare a ascoltare i propri istinti e capire chi ti sta dicendo cazzate e chi invece ti sta cercando di dare qualche stimolo per migliorarti. Detto questo, lascerei la parola a Michele perché siamo davvero oltre anche l'orario, e approfitto per salutare tutti quanti e fare un grande applauso a Caruso per questa ultima sua digressione che meriterebbe una puntata a parte, secondo me.
Certo, beh, anch'io condivido pienamente quello che ha detto Caruso e mi è piaciuto anche l'enfasi che ci ha messo nel dirlo, perché evidentemente si sente anche coinvolto in questa cosa. No, io volevo solamente dire una cosa che ha già detto Caruso, me la voglio ribadire: l'arma vincente per combattere la manipolazione alla fine è la nostra testa, impariamo a usare la nostra testa, lo volevo solo sottolineare e approfittarne naturalmente per salutare i nostri gentili radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi per un intervento diciamo un po' più lungo di quelli che sono solito fare, e di salutare anche i nostri conduttori Massimo Del Genio e Caruso Colzi.